Ok. Ok, tanto devo andare a fare le missioni secondarie per forza. Perché tanto devo aspettare. Le sfide, come ho detto, credo le farò con calma. Cioè, con calma no, però le farò. Infatti non so come farle, sinceramente, perché poi c'è sta DLC di mezzo. Come faccio a fare la storia principale? Oh, non lo so, vabbè. Vabbè. No, immagino che possa farlo perché sono due cose separate. Arrivo. Dica. C'è anche quella lunga, però vabbè, quella le faccio tutte insieme. No, di notte. Vabbè, non è passato molto, stavo già nel tramonto. James, sono a Roma. Dunque. Ogni volta metti su un gran circo, ma poi tocca agli altri raccogliere i cocci. Come sta il suo Ehi. agente simpatia? Fisk sta per uscire. Ne Come? dubito? Contro di lui abbiamo prove che valgono ergastoli. Non più. Il camion con le prove è stato assaltato. Qualunque cosa ci fosse su quegli hard disk è sparita. Big Willy non se la caverà. Recupererò gli hard disk. Ok, rifletti, rifletti. Tutto un po' di interrogati Pensa. sono provviste di chip a Che radio frequenza. fare? Che Se rintraccio fare? quei chip posso trovare gli hard E disk. la Madonna. Devo muovermi. 800 metri. Perché non ha capito Io che... prendo in giro Jameson, ma la sua campagna di diffamazione ha fatto proseliti. Cioè, gli uomini di Fisk rubano le prove ai poliziotti e la colpa è mia. Tu Beh, che... l'importante è evitare che Fisk la faccia lunga. Il coso che dico che fare è Winnie the Pooh, se non l'avete capito. Oh, rabbia. Ma il problema è che conosco Winnie the Pooh non perché abbia... No, mi pare di aver visto un paio di cose da piccolo. E che lo conosco anche da Kingdom Hearts, quindi... Mamma, non sto aspettando il 3. Mai non riesco più... sono arrivato al punto in cui non posso vedere più neanche un trailer. Perché altrimenti mi spoilerò troppo. Appena in tempo, non hanno ancora distrutto i dischi. Roviniamo Allora, ah, che balle, sarà una cosa lunga qua. la festa di bentornato di Willy. Abbiamo gli hard disk, non possiamo distruggerli. Dobbiamo essere sicuri che siano quelli giusti. Ma le posso attaccare a qua, sto Tenete coso? gli occhi aperti. Vabbè, senti. Quanti cecchini ci stanno? Uno solo? Non credo. Un altro. Vedete qual è l'unica cosa? Che se ci fosse il capo doppio. Aspetta, questi li posso seccare in questa maniera. Figurati se era nel raggio d'azione. Figurati se era nel raggio d'azione. Oh, per Dio. Ma l'ho visto. Vabbè. Una cosa veloce. Ancora? Quanti siete? Ok. Tutto qui! Ho visto gente... I dischi non sono danneggiati, ottimo. Devo solo riportarli al commissariato di Alskinchen. Peccato non vedere la faccia di Willy quando lo scoprirà. Gli andrà di traverso il Chianti della prigione. Mafiosi indiziati. No, non è mafioso, lui è diverso. C'è il Maggia, non c'è la mafia, c'è il Maggia che sarebbe una specie di unione di tutte le mafie, diciamo, italiana a New York. Che vi ricordo che è ambientato tecnicamente nel nostro mondo, ma in un'altra versione. Esiste l'Italia, no? A meno che questo poliziotto non sia uno dei suoi sul libro paga. Fisk non va da nessuna parte. Ho recuperato gli hard disk. Un attimo, quindi tu sapevi dove andare a cercarli? Forse tu e Kingpin siete davvero in combutta.
Che, sul serio? Secondo te li avrei rubati e riportati indietro? Non pensi abbia di meglio da fare? Oh oh. Razzi! Al riparo! Ehi! Non vi sembra di esagerare? La palla andate sotto. Ci sparano addosso di tutto! In arrivo! Tutto per degli hard disk! Mai sentito parlare del cloud? In effetti! No, però se non sbaglio anche i cloud sono... non sono... non è che non sono segreti, ma sono... hanno dei... E sopra di me per arrivare a voi! Non c'è una politica sui cloud, tipo, non puoi... immagazzinare certi tipi di dati, una cosa del genere. O era una quantità, non mi ricordo. Ce l'ho pure io il cloud, però... non lo so mai. No, ce l'ho sul cellulare. Tu ora... e attento all'ambiente. Vabbè, l'hai detto pure te più di una volta che lui ama New York. È un criminale, ma ama la sua città. Spider-Man, nessun contatto con i colleghi sul tetto. Cavolo, gli uomini di Fisk devono essere arrivati in cima. Dove sono i dischi? Al diavolo! Risposta sbagliata! C'è bisogno. Non devono prendere i dischi. Non c'è bisogno. Aria sicura. Non ho detto, non c'è bisogno. Shut up. Diavolo James. Grazie infinite, agente. Una domanda. È vero che sei di un altro mondo? Sì, si chiama Queens. Non ho capito. Ok, la situazione sembra di nuovo sotto controllo. Forse Peter Parker dovrebbe tornare al laboratorio. Mm-hmm. Perché più livellate più aumentano le cose. Se non trovo anche dei punti, vero? Ho anche un costume da fare. Cos'è questo? Armatura Mac, credo 4, perché non leggo il nome intero in effetti. Non so perché sia così. Fatemi controllare al volo. Non c'è. È vero, non c'è. Vabbè. Strana sta cosa comunque. Non capisco. Poi è 16 noni, eh. Anzi no, un'altra 16, che 16 noni. E puffete. Ouch. Che ore sono? 7 meno 20. Scotch. Doc Parker. In tempo per un brindisi. Brindisi. È peggiorato, sbaglio. Ehi, ma dove sono le braccia? Oh, wow. Oddio. Pazzesco. Già avete capito tutto. Ma come ha fatto? Rete neurale intracranica. Velocità di trasmissione sotto il nanosecondo. Maggiore dei segnali interni al cervello. Figuriamoci di una protesi esterna. È fatta, Peter. Sì, ma non sono proprio neanche più umani. Nessuno può toglierci il merito. Fantastico.
E la tua rete neurale è stata la vera svolta? Ma non è ancora pronta, ci sono troppe incognite. Ma meraviglia. Su, da un'occhiata. È straordinario. Un piccolo errore. Scocceccia motoria. Un picco di voltaggio. Si può risolvere. Oddio, no. Allora, posso rimuovere tutto quello che va rimosso? Lo rimuovo. A più 2. Beh, se arrivo a meno 3 qui, faccio prima. Quindi easy enough. Vabbè, ma questa è la parte facile. Vediamo se funziona. No, questo è peggio del previsto. Shit. Quello che potete riprendere, prendetevi. Credo farò la stessa storia. No, aspetta, 5 devo rifare. Ah no, non è difficile. Dovrei avere abbastanza componenti per farlo. Infatti no. E invece manna fregata. No, non c'ha senso allora. Allora, se io arrivo qua a 5, qua lo faccio arrivare a 2. No, sbagliato. Serve questo. Ma mi sa che non mi bastano comunque i componenti. Aspetta, fammi invece metterci questo. No. Scusa. Ah no, ne ho due, posso. Ora dovrebbe stabilizzarsi. E invece. Maledizione, il picco è a cascata. Non so se posso risolverlo. Puoi. Te sta a preoccupare, te lo risolvo io. Allora, quindi devi passare per forza da qua. A meno 1. Quindi se arrivo lì a 6. No, devo per forza arrivare a 6. Va bene. Possiamo farcela. Allora, abbiamo 1 più 3 e 2 più 4. Se faccio 4, 4, 8 e poi gli tolgo 2. Una cosa così. È che vorrei usare quelli specifici per posizioni specifiche, tipo così. Vedi? Infatti? Tengo un problema. Meno 1. Perché se passa qua diventa 7. Meno 1, 6. No. Ah, eccolo a posto, fatto. Andiamo. Ah. Edema. Rischio di liberazione di sbalzo d'umore personale, problemi di salute. Non ci siamo. Doc? Dottore, forse c'è un problema. I problemi sono ovunque se li cerchi. Ma la fortuna aiuta gli audaci. Ora mostriamo al mondo la nostra opera. Otto, la nostra rete non isola i neuroni motori. Se avesse effetti su altre zone del cervello, inibizioni, umore, dico solo che servono più test. Basta con i test! È la prima volta in vita mia che non mi sento un fallito. E chi l'ha mai stato? Lei non è un fallito.
Ma così rischia danni permanenti. La prego. Sì. Giusto. Coraggio. Manca poco. Devo solo testare meglio. Vai. Vai. Va tutto bene? Sì. Grazie. Per tutto. Dal Grand Central Terminal per ascoltare le dichiarazioni del sindaco Osborne. Martin Lee è dietro le sbarre. Io mantengo sempre le mie promesse ai cittadini. I new yorkesi devono prendere una decisione che potrebbe cambiare il destino. E l'ha riattivata. Il giorno delle prossime elezioni, ricordate quello che ho fatto? No, non ricorderò proprio niente. Possiamo sentirci tutti più sicuri. Bugie! Ed è nato un nuovo super cattivo, che sapete già chi è. Dai ragazzi, Otto, si chiama Otto Octavius, c'ha le braccia e dottor Cock, no? Sappiamo già come va a finire sta storia. Era palese, la prima volta che l'ho visto ho detto, sì, so già chi sarà il boss finale probabilmente. O un boss. Anche se pensavo che la storia durasse un pochino più a lungo. Ok. Dopodiché dovrei sentire Miles. Pete. Miles, volevo chiederti come hai preso le notizie su Martin Lee. Ascolta, se decidessi di lasciare quel lavoro, io e zia May capiremmo perfettamente. Quando l'ho saputo volevo tirarmi fuori. Poi ho ripensato alle parole di mio padre. Un eroe è solo un uomo che non molla mai. È vero. Ammesso stia facendo quello che è giusto. Ti ho trovato io il lavoro, ma non sopporterei di saperti ingabbiato dove non vorresti. Queste persone. Peccato che nel mondo reale non funzioni così. A loro serve aiuto e io sono qui per questo. È quello che papà vorrebbe. Dopo le faccio. Che sarebbe fiero di me. Sì, sono sicuro. E Miles, anch'io sono fiero di te. Se avessi voglia di parlarne, chiamami. Grazie, Pete. Vado ora. Devo sbrigare delle faccende per me. A dopo. E tac. Però per la moda c'era una borsa, è capiente. Mettici due camicie in più, no? Fattene la lavatrice. Guarda che bel tempo, non piove, non fa niente, cazzo. Fatti imbucato. È finita la maionese. Peter. Ehi, sì, sopravvivo. Sono preoccupato per te. Gestisci questo posto da sola. A loro serve aiuto. Se perdo qualche ora di sonno, pazienza. Qualche? Hai più avuto notizie del signor Lee dopo? No. Ma l'uomo che conoscevo era diverso. Esatto. Chiunque sia diventato, io preferisco ricordarlo così. Gliel'aveva scritto nella lettera. Allora, come va con MJ? Diciamo che, insomma, lei... E io, ecco... Un po' complicato. Sincerità, è così che Ben e io abbiamo superato i problemi. Problemi? Voi due. Ma certo, soprattutto alla vostra età. Tu? Sei sincero? Sicuramente. Ehi, alza un po', voglio sentire. Un portavoce della polizia ha confermato che questo era il camion con il dispositivo usato nell'attacco al Grand Central Terminal. Cazzo. Peter. Magia. Oddio, qualcuno c'ha la bomba. Bomba? Aspetta, ora mi ricordo la sta parte.
Tra poco si risbloccheranno tutti i crimini, alcuni crimini da fare, tutte le altre cose che potrò fare tutta stanotte. Watanabe, lasciate un messaggio. Yuri, dove sei? Chiamami appena possibile. Spero che il respiro del diavolo sia ancora lì. Se non c'è il dispositivo, secondo te... Se quel camion finisse in mano ai demoni, le conseguenze sarebbero disastrose. Anche perché tutte le cose secondarie non le potete fare anche dopo, quindi non c'è fretta. Ma no, quelle secondarie, intendevo più che altro credo quelle... Che è successo? Non c'è più il respiro del diavolo. Il respiro del diavolo non è più un problema, ma c'è di peggio. Riker, dobbiamo sbrigarci, salta su. Che succede? È stato un attacco coordinato, orchestrato dall'esterno. Tutti i bracci della prigione sono compromessi. Tra qualche minuto l'intera popolazione di Riker potrebbe riversarsi sulla quinta strada. Sempre bene. Dovrebbe tenere, è una struttura di massima sicurezza alimentata da una rete elettrica autonoma. Bene, e il respiro del diavolo? Ci pensa la Sable. Ti fidi di loro? Che alternative ho? In effetti. Sempre meglio! Non hai messo la cintura! Non potevi evitare che andasse a sbattere contro quella tanica di Popano? Di carburante, quello che è dannatissimo è. Oh, ci penso io! Sembra grave. Vuoi dire che alcuni dei detenuti hanno accesso ai lanciarazzi? Che cazzo ci fanno un lanciarazzi dentro la prigione? Ma che senso c'ha? Non è perché? Se tornerete in cella da bravi, potremo chiudere un occhio sull'accaduto. Ouch. Avrei dovuto prendere la potenziamento che mi dà la possibilità di prendere le armi, di prendere i missili a distanza e tirargli le contro. Ottimo, ma ne vedo altri nel cortile. Aspetta che ce n'è uno come secondo. Di portare dei lanciarazzi in una prigione. Ecco. Vabbè. È andata via la corrente, si è scatenato l'inferno. Tenga duro, arriveremo al primo. La corrente. Sentite. Ok. Non ho tempo di. Almeno ci sto a provare. Qualcuno ha intrappolato l'utente. Ci sto lavorando. Guarda, vai, faccio. Tiè. Mi hanno quasi trovato. Fatemi uscire. Avanti, ciò che siete lì fuori. Arrivano. Non c'è nessuno? Qui assaltano la mia auto! Poverino il direttore! Aiutalo! Io provo a riattivare la corrente! Sì, ci penso io! Che serve fare? Ah, li fa scivolare!
Porca vacca, sono quasi morto. Fermi qua. Devo metterli KO. Ecco. Il trucco con i giganti è colpirli con la ragnatela e poi farli andare a sbattere contro il muro. Fatto. Occhio! È andar peggio. Al peggio non c'è mai. Come per esempio potrebbe piovere. Ah, già sta piovendo. Guardate, c'è un attimo da fare. Arrivo subito. Bene, ne mancano pochi. Oh. Vediamo se funziona. Diceva che doveva atterrare. Doveva atterrare i nemici automaticamente. Giusto un altro paio. Fanne un paio. Ma che bel guaio. Che ci dà da muro. Rubano un elicottero. Vabbè, ma che palle! Chi è che gli ha dato l'elicottero poi tra l'altro? No! Non osare! È quello che hai dato un calcio per farlo spedire fuori? Il libretto, per favore! E l'elicottero lo lasci schiantare! Cioè, se è... Ok, la situazione si direbbe sotto controllo. Occhio a te. Scusa, ma il raft non era sicuro? Lo era. Andiamo! Magari non è grave come sembra. Apprezzo l'ottimismo, ma per esperienza, se sembra grave, lo è. Genere è peggio. Occhio! Oh, guarda un po'. Electros! Falla uscire. Sto scivolando! Presa! Resiste! Ma tirala fuori, fai prima, no? Abbandona l'elicottero. Ma c'era prima lasciare l'elicottero. Tutto bene? Stai bene? Sì. Che palle. Benvenuti alla festa! Giusto in tempo per qualche fuoco d'artificio! Libera uscita per tutti, gente! Ecco, ma il problema è, vedete, il problema è questo, perché che ci sono anche tutti? Quelli... Io vado al centro di controllo per valutare la situazione. D'accordo. Ci sono anche quelli con il potere di Thompson. Vabbè. Adesso tornate tutti in cella e chiudete la porta a chiave. D'accordo? Per favore? Per favore. Quanto adoro sti cosi elettrici. Infatti la dovrei usare più la della elettrica. Vedete qual è il vostro problema? Che io adesso posso fare due di questi alla volta. Basterebbe mettermi quello là che... Non mi ricordo qual era il set che c'avevo di abilità. No, di abilità, di potenziamenti che mi dava concentrazione rapida. Ma sai che ce l'ho però? Dov'è? No. 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 Eccolo! Uno è questo. Non mi serve. Metto questa. Questa la possiamo tenere, questa la possiamo tenere, questa la possiamo tenere. No, mi serve quello a... la velocità d'accumulo. Ah! Serve questo. Allora, serve il gettone di sfida. Vabbè, ci penserò. Qui marca male. Marca male! Oh, cazzo! Ciao, Rhino. Che bello. Spero che ti piacciano le sorprese. Sorprese? Di che starà parlando? Se poi lo guardate bene, il costume di Rhino non è un costume integrale.
Non è un costume troppo totale, come è di solito. Chiuso in un carcere. Questo è il mio è troppo bello per essere vero. Scorpion, mi scusi un minuto. Sono nel mezzo di una telefonata. Lui lo adoro. Mi piace tantissimo Scorpion a me. Mi piace il costume che c'ha qua, però c'ha il fatto che ci si vede sempre la mascella. Non mi piace. Ti ho perso per un attimo. No. Non proprio. Electro, Rhino e ora anche Scorpion sono a piede libero. Cosa succede nel resto della prigione? Stiamo riattivando le telecamere. Ti aggiorno a breve. Ok, io resto addosso a Electro. Dovresti essere addosso a tutti. Avanti Spider-Man, pensavo fosse un inseguimento. Qua non c'è il costume, però c'è nella vera film dove è umano. Vedete? Cioè non è che è proprio umano. Ma la tua insistenza me lo dica qua. Se mi dici per chi lavori, ci andrò piano con te. Non accettano mai questa proposta. Forse perché non ci vai piano dopo. Preso. Vulture. Un altro col costume bellissimo. Scusa, vado di fretta. Mi piace tanto il nuovo costume di Vulture. È simile a... Sembrerebbe un po' il costume che c'ha in Web of Shadow, però le ali sono in maniera diversa. Per un attimo ho creduto dicessi sul serio. Sono serissima. Devo andare, alcuni di loro sono diretti in città. Ti dà elettricità? Magnetismo, un altro potere dell'elettricità, che nessuno se lo ricorda sta cosa. Elettromagnetismo, certo. Continua pure. La festa è quasi finita. Scusate. Electro, fermo! Se no. Qua dovrebbe chiamarsi... Sì, no, è sempre Max Dillon Electro, non è mai cambiato. Visto il mio nuovo costume? Bello. Bello. Dove l'hai preso? Un club esclusivo. Mister Negativo. Scorpio. Bello Scorpio. Scorpion, non è Scorpio. Attenti. Ha detto di non ucciderlo. Buona idea. Non dobbiamo neanche lottare se non volete. Ma noi vogliamo è come. Cazzo, 6 contro 5 contro 1 poi. L'ha sempre affrontati singolarmente. È quello che non capiscono dei gatti super cattivi. Che se combattessero tutti insieme gli farebbe molto più facile uccidere un singolo eroe. Miria Dimper! Veleno! Stanno massacrando. E numero 6. Avete tutto il vostro compito.
e alla fine sarete ben ripagati. Via! Le ali di tratta li soffiche. Povero Spidey.